Durante la 26esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, il Ministero della Cultura ha presentato un importante ritrovamento che riguarda l'Aspromonte e in modo particolare i territori di Cimina e Molochio. Un ritrovamento che richiama alla mente l'epica storica di Spartaco che si dice abbia ritrovato rifugio proprio in queste montagne. La leggenda racconta che Spartaco, intrappolato in Calabria dopo il tradimento dei pirati, sia stato bloccato da Crasso, che fece costruire fortificazioni per ostacolare la sua fuga. Si ipotizza che alcuni dei resti di fortificazioni ritrovati in Aspromonte possono essere collegati proprio alla leggendaria battaglia di Spartaco contro le forze romane. La scoperta di un simile muro darebbe una nuova luce non solo alla storia di Spartaco, ma anche dell'Aspromonte, trasformandolo in un sito di interesse non solo naturale, ma anche archeologico e storico. A giugno, a settembre sono state realizzate delle campagne e delle indagini che hanno consentito di avere dei risultati che oggi sono stati presentati e dai quali poi partiremo per avviare ulteriori attività, concentrandoci poi sui siti di interesse che sono stati per l'appunto individuati attraverso questi studi. L'Aspromonte oggi si ripresenta perché chiunque ha avuto la fortuna di poterci fare una passeggiata conosceva queste strutture. Ricordo che questa struttura muraria attraversa e parallela in diversi punti al percorso del Brigante che è stato vincolato alla soprintendenza lo scorso anno e dal segretariato regionale. Quindi oggi riscopriamo un Aspromonte diverso da quello che è nell'idea un po' collettiva, un Aspromonte che si rinnova e che ha ancora tanto da far vedere. È proprio questa la novità che vogliamo evidenziare. Abbiamo dovuto chiaramente un po' fermarci perché le condizioni climatiche non ci hanno più consentito di andare avanti, ma la nostra idea, che è supportata anche dai nostri dirigenti centrali, è quello di fare proprio un'attività che possa coinvolgere attraverso un'adeguata campagna di comunicazione tutta la collettività, proprio per far capire che il nostro patrimonio è forte, è storicamente, archeologicamente, ed è vivo, e si deve veramente, dobbiamo conoscerlo anzitutto noi per poter poi trasmettere all'esterno l'amore immenso che può derivare da questo. Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco di Cimina, comune nel quale ricade una parte del ritrovamento. Una buona percentuale si trova all'interno del territorio comunale di Cimina, insieme al comune di Molochio. Secondo me questa è una delle scoperte probabilmente più importanti per il nostro territorio. Sicuramente lo è per Cimina. Cimina è un piccolo comune e questa potrebbe essere una chiave di svolta. Da parte della mia amministrazione, l'intera mia amministrazione, maggioranza e minoranza, stiamo puntando molto su questa cosa. Io personalmente la sto seguendo e abbiamo intenzione di fare tutti gli sforzi che possiamo, considerando il nostro piccolo ente. Già adesso ci siamo impegnati in prima persona fisicamente nell'accompagnare gli archeologi e dal punto di vista pure dell'impegno economico, acquistando una parte delle attrezzature utilizzate per la videosorveglianza.